Buongiorno a tutto il mondo, io ci provo sempre anche se so che il mio periodo, diciamo no, della pesca subacquea, come mi è stato anticipato un anno fa, dovrebbe finire il 10 di giugno, massimo il 15, non mi domandate perché, ma è così. E io continuo ad andare nonostante tutto, qualche pesce lo piglio sempre, però un momento difficilissimo, non vedevo nemmeno le sarpe grosse, oggi ne ho viste due lontane. Albissima, spiaggia ai cani, 1 ora e 30 senza vedere un solo pesce sparabile, qualsiasi tipo, un pesce sparabile non l'ho visto. Arrivo in un posto vicino a riva, ormai sono già le 7:15, tiro una sassata, vado giù, arriva queste sarpe non grosse, qualche muginotto, da lontano vedo qualcosa che si sta avvicinando, chiamo fortissimo, sono dei gaggiadoro, ce n'è uno bello, spero che entri nel raggio di tiro di precisione, come dice Santino. Lui arriva, poi gira e il tiro è preciso, lo prendo in pieno. Buttato giù, ho detto ma meno male, vai, almeno un pesce l'abbiamo preso. Non ho visto nulla. Decido di tentare di allargarmi su delle pianete che ci sono proprio lì davanti, dove ho preso questo lì. Ho detto fammi vedere se riesco a mettere un altro pesce insieme. Mi allargherò, farò altri 4-5 tuffi, siamo proprio alla fine, esco alle 7:15, esco. E in uno di questi tuffi, per fortuna, mi arriverà prima dei saraghi non grandi. Però di questi tempi dove ci sono saraghi ci dovrebbe essere un'orata, infatti poi arriverà un'orata. Questo è un bel pesciolo, tra l'altro ci vado a buttare, tiro il sasso, qui siamo già fuori quota mia, praticamente l'ultimo tuffo, tiro, vado giù, chiamo e da fuori cominciano ad arrivare questi saraghi. Guarda un mutino, è un aspetto per me già importante, come ho detto, il mio periodo nero della pesca sub teoricamente dovrebbe finire il 10 di giugno, 10 massimo il 15 mi è stato detto, più di un anno fa, perché io tutto quello che è successo, diciamo, nell'anno lo sapevo già. Eccola, quando arriva così è sempre gratificante, ce l'ho già in mira, potrei già tirare, però lei continua a venire, io aspetto fino all'ultimo perché mi voglio godere la scena, il tiro praticamente una storia, la prende in piano, poi lei fa uno schizzo incredibile, asta e tutto, va tutto dentro un buco che c'è lì vicino, mi toccherà poi scendere, andare a prendere l'asta e il filo, come si vede qui, e tirarla fuori dal buco. Sono contento, due pesci l'ho presi. Stasera no, perché a mangiare, c'ho già da mangiare. Domani sera li faccio tutte e due lessi, guarda, che sono buonissimi. Grazie a tutti, è stato meraviglioso, come sempre. Ciao.